vi descrivo le procedure chirurgiche per l'estrazione di un 4.8, ovvero l'odontectomia di un 4.8. Si tratta di un elemento non incluso, impattato distalmente al settimo, ad una paziente di 23 anni. Un elemento quindi che si trova alla fine del suo processo di maturazione degli apici. L'elemento presenta due radici non fuse all'apice con una curva lieve su entrambe. La paziente quindi, come vedete, è tranquilla prima dell'intervento. Veniamo alle fasi. Dopo aver eseguito quindi anestesia troncolare e plessica, eseguiamo un'incisione a tutto spessore mucoperosteo con incisione di rilascio mesiale situata 3-4 mm dietro la papilla tra sesto e settimo, seguita da un'incisione intrasulculare al settimo, un'incisione intrasulculare, in questo caso all'ottavo, perché come detto prima l'elemento non è incluso. È una incisione distale con andamento obliquo mesodistale, sempre di rilascio a tutto spessore. Importante in questa fase eseguire un'incisione netta così da non traumatizzare il periosteo sottostante, che nella migliore delle ipotesi deve rimanere attaccato al lembo e ai soprastanti tessuti. Si procede quindi alla messa a nudo dell'osso sottostante con una scuola periostea, e così da evidenziare la zona di transizione dell'elemento dentario. Con i nostri poi scollatori completiamo questa fase cercando di essere quanto più delicati possibile. A volte c'è una fusione tra il sacco pericoronarico, il sacco follicolare e i tessuti molli. Allora, poi con una fesa dritta mandata sempre sul contrangolo sotto abbondante acqua fisiologica fredda, raffreddata, eseguiamo una piccola osteotomia seguendo un solco tra l'elemento dentario e la parete, la corticale ossea vestibolare, e eseguiamo tutte le manovre di lussazione così da mobilizzare l'elemento dentario. È chiaro che questo elemento dentario non può essere estratto intero, quindi va sezionato in più parti, ma la lussazione è comunque un momento importantissimo per le fasi successive di estrazione stessa. Quindi, una volta eseguito questa piccola osteotomia, ovviamente eseguiamo il minimo necessario. Se poi non notiamo un movimento del dente adeguato, possiamo approfondire di più la fresa così da liberarlo ancora di più. In questo caso, eseguendo prima un piccolo solco di 3 mm, notiamo già una buona mobilità dell'elemento dentario, e quindi lussiamo il più possibile in senso mesodistale, in senso verticale come sempre, e in senso distomesiale, cerchiamo di ottenere dal dente il massimo movimento che lui può conseguire rispetto al rapporto che ha con il dente mesiale e con le pareti ossee che gli stanno vicino. È ovvio che quindi l'elemento dentario va separato a livello coronoradicolare, per questo non usiamo la fresa montata su contrangolo dritto, ma useremo una fresa taglia corona su un contrangolo anello rosso e abbondante acqua fisiologica. Solo attraverso l'utilizzo di questo contrangolo potremo effettuare una separazione netta tra corona e radici, che sia quanto più perpendicolare possibile all'asse lungo del dente. In questo caso la separazione della corona dalla radice avverrà in maniera netta, senza lasciare spigoli di tessuto dentale che nella parte linguale potrebbero poi ostacolare il movimento e quindi l'estrazione delle radici stesse. Quindi eseguiamo sempre la separazione con il distacco della corona dalla radice sottostante con una leva dritta, e sempre informando la paziente che a volte si spaventa di questo click. Come notate, ho separato l'elemento dentale, ma certamente con la fresa, non approfondendomi oltre l'elemento dentario, laddove ci sono poi i tessuti nobili linguali.
E anche in questa fase poi eseguiamo un CSI, una ulteriore mobilizzazione, mobilità delle radici che acquistano una mobilità ancora maggiore, e anche per verificare se fosse possibile una loro estrazione intera, no? Un'estrazione facilitata. In questo caso, dopo aver provato a mobilizzare interamente entrambe le radici, si nota una certa resistenza dell'elemento dentale, per cui senza perdere tempo si procede quindi alla separazione anche delle radici tra di loro, e con la stessa presa montata su un triangolo anello rosso a 45 gradi si può ottenere un taglio netto tra le due radici stesse. E come detto in altri video, in precedenti video, si preferisce sempre sezionare in più parti dell'elemento dentale piuttosto che sacrificare la quota ossea periferica allo stesso. Dopo aver ottenuto quindi la separazione delle radici, eseguiamo una piccola pressione con una leva, così da verificare se c'è un movimento diversificato tra le stesse, così da accertarci l'avvenuta separazione, e poi con una leva in maniera molto semplice si estrae prima la radice che ha meno impatto sull'altra, in questo caso la mesiale sulla distale, e a volte c'è la necessità di ridurre ancora di più mesialmente il dente, in questo caso non ce n'è stato bisogno, e poi lussiamo e estraiamo la radice distale, mobilizzandola in senso disto mesiale. Scusate per le immagini, la qualità del video, ma a volte purtroppo bisogna sovrapporsi alla telecamera. Quindi rimuoviamo la radice distale, eseguiamo una curetta dell'alveolo residuo e la rimozione delle parti del sacco follicolare ancora adese alla porzione di lembo distale. In questo caso, essendo un dente non incluso, quindi la ferita chirurgica effettuata dall'incisione del bisturi verrà ovviamente chiusa con la sutura, mentre il vuoto creato dall'alveolo rimarrà aperto per una guarigione di seconda intenzione, come se fosse una naturale estrazione. Si procede quindi alla prima sutura sull'aspetto del lembo mesiale, sul tessuto keratinizzato, così da avere una buona resistenza della sutura sul tessuto stesso keratinizzato. Questa è una sutura in seta 4 zeri, certo nella zona distale non è che ci sia necessità di utilizzare suture molto piccole. Eseguiamo poi una seconda e una terza sutura sull'incisione mesiale e una piccola sutura sull'incisione distale. Ho accelerato un po' questa fase, che mi piace sempre, insomma, spiegare questo aspetto, che prima di affondare l'ago nei tessuti eseguo questa prova dell'ago sui tessuti, così da verificare se il mio ingresso da disto mesiale mi è possibile con i movimenti che mi sono concessi in quella zona. Vi faccio rivedere. Prima di affondare l'ago all'interno, posiziono l'ago sui tessuti, così da verificare se questi, penetrando e uscendo, insomma, riescono a coprire l'area da me interessata. In altri casi c'è bisogno, insomma, quando questa sovrapposizione non è possibile, di ruotare leggermente l'ago sul portatile. Eseguiamo poi una sutura solo su quella piccola incisione distale, ma lasciamo l'alveolo aperto, poiché comunque sarebbe impossibile chiuderlo per prima intenzione, stireremo solo i tessuti e comunque l'elemento dentario e l'alveolo guarirebbero per seconda intenzione.
qua, il nostro intervento è finito, durato con tutte le riduzioni del caso circa 15 minuti, e questo è l'elemento estratto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.